Conservare la... Va ora in onda Viaggiare sicuri e informati ai tempi del coronavirus. Uno speciale di Radio BM con i dati forniti da viaggiaresicuri.it. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Viaggiare sicuri informati ai tempi del coronavirus. Questi paesi che affronteremo nell'edizione di oggi, di giovedì 30 settembre 2021. Maldive, si ricorda che l'attuale normativa italiana non consente spostamenti per turismo verso i paesi inclusi nell'elenco E, che comprende anche le Maldive, a meno che non si tratti di viaggi organizzati nell'ambito di corridoi turistici COVID-free. In base alla normativa locale, i visitatori per motivi di turismo o breve soggiorno, compresi quelli che hanno completato il ciclo vaccinale o sono guariti dal COVID-19, devono presentare il risultato di un tampone nasofaringeo negativo, PCR test effettuato entro le 96 ore prima dell'imbarco. Solo in caso di esito negativo sarà consentito raggiungere la struttura alloggiativa prescelta. Qualora il viaggiatore presenti sintomi riconducibili al COVID-19, le autorità maldiviane provvederanno a sottoporlo a un nuovo test PCR e a disporne l'eventuale isolamento in quarantena in caso di risultato positivo. Un'assicurazione medica con copertura COVID-19, una dichiarazione sul proprio stato di salute redatta entro 24 ore dalla partenza. La stessa dichiarazione andrà redatta anche all'uscita dal paese. Egitto. Le autorità egiziane hanno disposto che, a partire dal 1 settembre, i cittadini stranieri ed egiziani intenzionati a recarsi in Egitto dovranno dotarsi di un certificato di test PCR tampone negativo al COVID-19 effettuato entro le 72 ore precedenti all'orario previsto di partenza del volo. Il certificato, per essere accettato, deve rispondere ai seguenti requisiti. Deve includere la data e l'ora del prelievo, che faranno fede per il conteggio delle 72 ore. Deve essere rilasciato da un laboratorio autorizzato nel paese di provenienza e riportarne il timbro. Non deve contenere abrasioni, cancellazioni o aggiunte. In alternativa, il certificato può contenere un QR code invece del timbro del laboratorio, che permetta di verificare quale sia l'ente che lo ha rilasciato. Deve menzionare il tipo di campione preso per l'analisi, deve indicare che la tipologia di analisi effettuata è RT-PCR e deve essere redatto in lingua inglese e araba. Repubblica Dominicana. È consentito l'ingresso nel paese a tutti i viaggiatori provenienti dall'estero senza alcuna restrizione. Tutti i viaggiatori in entrata e in uscita dal paese devono, prima del loro viaggio, compilare ed inviare online un formulario. Per i passeggeri in arrivo, per accelerare le procedure di ingresso nella Repubblica Dominicana, si consiglia 72 ore prima del viaggio di compilare il modulo, stamparlo o acquisire uno screenshot del QR code e tenerlo a portata di mano per mostrarlo alle autorità di dogana in arrivo. Questo è il sito per scaricare il modulo: www.eticket.migration.gov.do. Federazione Russa. Il governo russo, con decisione del 28 giugno 2021, ha ripristinato la possibilità per i cittadini italiani di entrare nella Federazione Russa con voli aerei diretti dall'Italia o da paesi con cui la Russia ha riaperto i voli. I cittadini italiani non possono entrare nella Federazione con voli provenienti da Polonia, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca, Romania, Estonia, Lettonia, Lituania, Slovenia. Gli italiani muniti di visto valido possono utilizzarlo. Coloro che intendano chiedere un visto russo possono tornare a rivolgersi agli uffici consolari russi. A riguardo, si invita di consultare la sezione Informazioni generali, documentazione necessaria per l'ingresso nel paese, che trovate nel sito viaggiaresicuri.it. India. Dal 31 agosto al 25 ottobre 2021 l'ingresso e il transito in Italia dall'India è regolata dall'ordinanza 28 agosto 2021. A condizione che i viaggiatori non presentino sintomi compatibili con Covid-19, l'ingresso in Italia è consentito a coloro che, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza, facciano ingresso per motivi di studio, a coloro che, a prescindere dalla cittadinanza e dalla residenza, intendano raggiungere il proprio luogo di residenza anagrafica stabilita in data anteriore al 28 agosto 2021, a coloro che intendano raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza anagrafica dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile. Potrà essere consentito inoltre l'ingresso in Italia per inderogabili motivi di necessità, previa autorizzazione del Ministero della Salute. Taiwan. Le autorità sanitarie di Taipei hanno prorogato fino al 4 ottobre il livello di allarme 2 su 4 previsti. In un quadro di continua bassa intensità epidemica rilevata e di progressivo alleggerimento delle restrizioni precauzionali, rimane comunque vigente l'obbligo di indossare mascherine in pubblico, del distanziamento sociale e della tracciabilità dei contatti nei negozi e uffici. Rimane invariato e restrittivo il regime degli ingressi nell'isola, con divieto di ingresso e di transito per tutti i non residenti, con l'eccezione degli ingressi
ingressi per motivi umanitari per i quali dovrà essere richiesta un'autorizzazione preventiva da parte delle autorità sanitarie. È previsto l'obbligo di quarantena di 2 settimane in strutture alberghiere convenzionate anche nei confronti di visitatori stranieri che hanno ricevuto 2 dosi di vaccino. Con questo paese è davvero tutto per l'edizione di oggi di Viaggiare Sicuri Informati ai tempi del coronavirus. Vi ricordo che le notizie sono aggiornate alla data odierna, ovvero giovedì 30 settembre 2021. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Avete ascoltato Viaggiare Sicuri e Informati ai tempi del coronavirus, uno speciale di Radio ABM con i dati forniti da viaggiaresicuri.it. Oh, 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 o